Ehi, io sono Alberto e sono laureato in musica elettronica e oggi ti spiegherò perché al 99% stai per buttare i tuoi soldi e perché io sono passato da questo a questo. Ok, facciamo una prova. Andiamo su Amazon e cerchiamo pannelli fonoassorbenti. Ecco che ci troviamo di fronte a una serie di risultati tutti molto simili, diciamocelo. Sono questi pannelli piramidali, tutti colorati, che costano poco. E verrebbe da chiedersi, ma perché non comprarli? Ecco, questo è il ragionamento che fanno molte persone e il ragionamento nel quale sono cascato anche io, buttando i miei soldi perché non sapevo a cosa andavo incontro. E ora vi spiego perché. Aspetta. Mi stai dicendo che li usano tutti quanti i tuoi beniamini, che li hai visti da chiunque su Twitch e quindi per forza devono essere funzionali e andare bene per le tue esigenze? No. Facciamo un'altra prova, facciamo un gioco assieme, ti faccio vedere una cosa. Andiamo a cercare assieme delle foto di studi di registrazione professionali, dove si presuppone che la gente ne capisca qualcosa di audio, e vediamo cosa troviamo. Beh, così a primo impatto mi sembra di non vedere nessun pannello piramidale. Qui di certo non c'è nessun pannello piramidale. Qui nemmeno. Devono essere pazzi questi fonici, non ne capiscono nulla di audio se non ci sono i piramidali. No, no amico mio, non è così. I fonici ne capiscono qualcosa. Quelle che tu vedi là sono delle bass traps. Adesso io ti spiego perché ti servono quelle e non i pannelli piramidali che ti piacciono tanto. Shh. E ti spiego anche come spendere la stessa quantità di soldi che spenderesti per i pannelli piramidali e avere un risultato incredibilmente migliore. Quello che tu chiami eco o rimbombo nella tua stanza in realtà si chiama riverbero. La tua stanza infatti risponde ai suoni che vengono generati al suo interno e li riflette amplificando alcune frequenze. Le frequenze più fastidiose sono quelle medio-basse. Infatti se tu giri un po' per la tua stanza e ti avvicini agli angoli, noterai che negli angoli appunto si crea un rimbombo più grosso proprio perché negli angoli si accumulano queste frequenze cicciotte. Infatti se io mi metto a parlare a fianco al mio poster dei Pokémon e mi accosto leggermente al muro, mi ci avvicino abbastanza, non sentirete una grandissima differenza all'interno delle frequenze della mia voce. Mentre se invece mi accosto all'angolo, il risultato cambia, come potete sentire. Sa. Quindi viene da sé che anche solo per questo motivo l'idea di apporre dei pannelli lungo le pareti e non negli angoli è già poco efficace in questo modo. Ma aspetta, ti dico di più. Perché i pannelli piramidali, quelli che tu vedi su Amazon, quelli che abbiamo visto prima, sono composti di un materiale molto economico che è il poliuretano espanso, che sì, costa poco, però se ti ricordi abbiamo detto che le frequenze fastidiose sono quelle basse, per lo più stiamo parlando di 200-250 Hz, giusto per informazione, e quel tipo di materiale non è minimamente in grado di influire su quel range di frequenze lì. Infatti questo tipo di pannelli inizia a agire su un range di frequenze molto più alto. Quindi se la vostra idea è quella di migliorare il suono, la ripresa della vostra voce all'interno della vostra stanza, non solo non ci state riuscendo, ma state anche peggiorando la situazione. Perché utilizzando questo tipo di pannelli state andando a prediligere appunto quelle frequenze basse, brutte, cicciotte, perché state andando a tagliare quelle alte. Infatti nelle frequenze più alte risiede l'intelligibilità della voce. Mannaggia a questo apparecchio che me lo voglio staccare. Infatti tutti quei suoni tipo eccetera eccetera risiedono in frequenze molto più alte e voi potreste riempire la vostra stanza di pannelli piramidali e otterrete esclusivamente una voce ovattata. Non penso sia quello che vi interessa. Ah, per amor di Dio non fatevi intortare da questi, ok? Voi dite, ah, c'è scritto bass traps, lo compro. No, è lo stesso materiale di prima, semplicemente con una forma diversa. Se non funziona un piramidale classico messo nell'angolo, non funzionerà neanche quello. Ragazzi, l'unica cosa che vi serve realmente sono delle vere bass traps. Sono realmente l'unica cosa in grado di controllare il suono della vostra voce all'interno della vostra stanza. Sentite qua. Se rifacciamo la stessa prova nel mio studio e parliamo al muro qui, facciamo sassa 1-2 e poi ci spostiamo all'angolo. Questo è un angolo, senza inciampare, ok? Sassa 1-2. Ci rendiamo conto del fatto che non c'è nessun accumulo di basse nell'angolo. Sassa. Ok, con questo spero di avervi convinto. Però parliamo di una cosa fondamentale, ovvero i soldi. Se ipotizziamo di comprare un kit composto da pannelli in poliuretano espanso, andremo a spendere qualcosa tra i 60
70-80 euro. Io spesi qualcosa come 75 euro la prima volta che andai a provare a correggere l'acustica della mia stanza, ma diciamo 60 euro per essere buoni, ok? Chiaramente se pensiamo di tappezzare la stanza di bass trap di produzione industriale, andiamo a spendere molto di più. Ma aspetta, io ti propongo una soluzione fai da te realizzata a partire da lana di roccia, legna e TNT, che vi costerà esattamente come il kit che abbiamo appena visto, quindi tra i 60 e i 70 euro, ma vi darà un risultato infinitamente più godibile. Vi dico solo che io per realizzare tutto questo trattamento all'interno della mia stanza, in materiali ho speso 100 euro, che sono solo 40 euro in più rispetto al kit iniziale. Voi mi dite, sì, vabbè, ma 40 euro sono 40 euro, ok, ma io ci ho fatto tutta la stanza e fatevi due conti su cosa suona meglio. Ragazzi, qui Alberto del Futuro che ci tiene a precisare che in realtà con 60 euro di budget si riesce a realizzare due bass traps belle cicciotte molto più utili di 60 euro spesi in pannelli fonoassorbenti tradizionali. Ciao ciao! Poi ok, su come costruirle ci farò un video a parte, perché lì si tratta proprio di spiegare meccanicamente come creare una soluzione che può essere adatta a tutti quanti, e in realtà ve lo farò vedere anche in maniera più intelligente rispetto a come l'ho realizzata io, perché chiaramente poi andando avanti con l'esperienza ho capito cosa può essere più utile e cosa può esserlo meno. Quindi anziché costruire questi bestioni qua vi farò vedere come realizzare una soluzione più piccola, maneggevole, alla portata di tutti e componibile soprattutto. E spero che questo video vi possa essere stato utile e che vi abbia concesso di non buttare i vostri soldi o quantomeno di avere un'idea più chiara su quello che state andando a comprare. Io vi ringrazio per aver visto tutto il video. Se mi volete supportare, a me farebbe molto piacere se mi lasciaste un like, un commento, se condivideste il video o comunque se mi faceste sapere cosa ne pensate, se vi ha aiutato. Vi ricordo che io streamo su Twitch ogni martedì e giovedì a partire dalle 21 fino alle 24 circa, vi lascio il link qua sotto. E andate a trattare acusticamente con consapevolezza. Vi voglio bene, raga, ciao.